Il G7 decide di unire gli sforzi per costruire un nuovo modello di sviluppo e di cooperazione con le nazioni africane basato su un partenariato da pari a pari affinché queste nazioni possano crescere e prosperare con le risorse che possiedono. Noi abbiamo condiviso ad alto livello diverse iniziative su questo fronte, soprattutto lavorando per rafforzare la sinergia tra progetti diversi e perfettamente compatibili. Da una parte chiaramente il Piano Mattei per l'Africa, iniziativa tutta italiana, dall'altra il Global Gateway dell'Unione Europea e dall'altro ancora la Partnership for Global Infrastructures and Investment del G7, iniziativa avviata 2 anni fa. Voi avete visto che sulla sinergia tra questi 3 piani di investimenti in Africa noi abbiamo anche organizzato un side event con il coinvolgimento anche del settore privato, di aziende leader italiane e statunitensi, nonché delle banche internazionali di sviluppo. Credo che questa iniziativa abbia rappresentato uno dei fiori all'occhiello di questo summit dei leader del G7, perché offre la dimensione della concretezza con la quale noi vogliamo lavorare su questi temi. Di Africa si è parlato molto, si è parlato in tantissime iniziative internazionali, si è scritto in moltissimi documenti, ma io credo che quello che fa la differenza in questo tempo sia dimostrare che i documenti non finiscono lì e che a quei documenti seguono fatti concreti. Quello che noi stiamo facendo è esattamente questo. Abbiamo rafforzato gli impegni pregressi per lo sviluppo sostenibile, ma soprattutto abbiamo lanciato una serie di nuove iniziative importanti, molto concrete, nel campo della sicurezza alimentare, nel campo dell'energia, nel campo delle tecnologie digitali, delle infrastrutture, e credo che questo sia ciò che fa la differenza. E quindi cito velocemente la Puglia Food Security Initiative, che ha l'obiettivo di rafforzare la produzione agricola in Africa e rendere più sostenibili, più resistenti i sistemi alimentari di quelle nazioni, la Energy for Growth in Africa per favorire lo sviluppo di infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia verde. È un'iniziativa adottata dal G7 alla quale hanno aderito anche 7 nazioni africane e alcune nazioni che erano parte dell'outreach invitato ieri.